per il talk show numero zero, edizione speciale da Cannes per le riprese di Giuseppe Zappa, un'edizione straordinaria dedicata al Festival Internazionale del Cinema. Intanto noi vi faremo vedere tutte le occasioni e tutti i motivi per i quali vale la pena venire qui a Cannes. Bella gente, star e starlette che vengono qui in cerca di gloria, ma soprattutto io intanto, caro Giuseppe, vorrei dire ai telespettatori quello che non diremo mai, che il cinema italiano è stato escluso dalla rassegna. Non diremo che, come recita il cartello lì su, che qui a Cannes in 10 giorni verranno proiettati 3.000 film. L'unica star che rappresenta l'Italia qui a Cannes è Monica Bellucci. È presente qui a Cannes con un film americano di un regista inglese. Si tratta di Under Suspicion, un film di Stephen Hopkins con Morgan Freeman e Jane Hackman. La sublime italienne, così la chiamano i francesi, è l'unica italiana a Cannes protagonista, come ripeto, di un film americano diretto da un inglese. Adesso entriamo in un altro settore del Palais del Cinema, il Riviera. Buongiorno, monsieur. Della televisione. Grazie, grazie, grazie. Allora, in questo grosso, bonjour monsieur, in questo grosso padiglione, Marché du Film, Cannes Market, espongono i loro prodotti, i loro film, tutte le grandi produzioni cinematografiche del mondo, ci sono davvero tutte. E c'è il padiglione, c'è il settore italiano, dove espone, dove è presente Italia Cinema, dove ieri abbiamo intervistato Asia Argento e adesso c'è grande attesa per l'arrivo di Claudia Cardinale. Che piacere, il maestro Gillo Pontecorvo qui, regista di film che è inutile se va a dire che Mada, che è quello che preferisce il maestro, no? Salvo due paesi del mondo che sono la Francia e il Giappone, preferisce Battaglia d'Algeri, io preferisco Capò, tutti i gusti sono nella natura. Ogni padre può esprimere un pensiero sui propri figli, no? Oh, senta maestro, lei è in veste qui come osservatore? No, siccome io mi occupo, voglio cercare di lanciare, cioè ho promosso un'iniziativa che porta alla creazione di un'area latina forte di ben 600 milioni di possibili utenti, da contrapporre invece che con piagnistei e lamenti e con mentalità da trincea assediata al cinema americano. Organizzare questa area latina, Francia, Spagna, Italia, più l'America Latina, è un compito molto duro, difficile ma entusiasmante. Qui domani abbiamo, forse l'avrà visto su Variety, la riunione di tutti. Se ne parlerà domani di questi interessati, di questo collegamento tra di unione tra il cinema italiano, il cinema internazionale e il mondo latino, no? No, la compattazione del mondo latino, della cinematografia latina, certo. Che può essere, con un certo sforzo evidentemente, ma portata a un livello organizzativo da pesare in maniera seria, invece che essere assolutamente fagocitati e colonizzati dal cinema americano, che è bello tutto che vuoi, ma noi preferiamo vedere storie che raccontino di noi e che parlino dei nostri problemi, della nostra vita. Lei, maestro Gillo Pontecorvo, insegue questo sogno, questo obiettivo da tantissimo tempo, perché ne parlammo anche l'anno scorso. Sì, l'anno scorso e anche a Venezia. E anche a Venezia ne parlammo di questo progetto che lei sta... Ma adesso è diventato, è nato insomma. Benissimo. Battaglia di Algeri, Tunisia, oggi c'è la Claudia Cardinale, la conosce benissimo. Alle 3:30 c'è la Claudia Cardinale, verrà a salutarla qui presso il padiglione dell'Italia Cinema. Ci vengo senz'altro, siamo vecchi amici da 40 anni. Bene. Arrivederci. Grazie. Buonasera. Al maestro Gillo Pontecorvo, è sempre un piacere, ogni anno ci si incontra. Siamo sempre all'interno del padiglione italiano e, come ha detto Gillo Pontecorvo, oggi pomeriggio alle 14:30 ci sarà la proiezione del documentario su Claudia Cardinale di Donatella Baglivo. Sarà presente l'attrice, quindi noi speriamo di poterla intervistare, perché poi alle 15:30 ci sarà un incontro stampa con l'attrice che adesso state vedendo nel documentario di proiezione in suo onore. Quell'occhio lì, Salvermi
Ecco, stiamo riprendendo la Claudia Cardinale e tra poco speriamo di intervistarla per il talk show del sottoscritto numero zero, speciale da Cannes, solita calca di giornalisti e fotografi. Riusciranno i due eroi nell'ardua impresa? Speriamo di sì. Claudia, Claudia. Ci troviamo con Claudia Cardinale, il gatto pardo, c'era una volta il West, la ragazza di Bube. Qual è il film che porta sempre con sé e che ogni tanto magari in alcuni momenti particolari della sua vita lei dedica del suo tempo particolarmente, anche del suo cuore forse, i suoi sentimenti? Veramente sono tanti, io sono stata molto privilegiata. Ho avuto degli incontri straordinari con grandi registi, con maestri del cinema e non sono soltanto due film che io ricordo e porto nella mia memoria, ma sono tanti incontri con tanti grandi registi, tanti grandi attori, passione per l'arte, per il lavoro. Adesso si pensa di più al prodotto. Roma, Parigi, due città importanti per Claudia Cardinale. Si è divisa in due? Oppure riesce perfettamente a vivere in simbiosi? No, mi sono divisa, assolutamente. Io vivo a Parigi. Detto in due, non divisa. No, vivo a Parigi, però vado molto spesso a Roma. L'Italia è il mio paese, è la mia città. Naturalmente adesso sono... Per le sue origini non c'è un pensiero particolare, perché mi sembra che lei sia tunisina? Io sono... Di Cartagine? Sono di origine siciliana, la mia famiglia è siciliana, però parecchie generazioni in Africa, Cartagine è dove sono stata a scuola, dove c'erano i miei nonni, sì sì. Allora un saluto di Claudia Cardinale per noi che stiamo facendo questo reportage da Cannes, per gli amici italiani. Siamo qui a Cannes, il tempo è magnifico, spero anche per voi, e un abbraccio molto affettuoso. Tra le tante cose che non vi diremo mai, che il presidente della giuria è Luc Besson, che è il direttore, è un regista francese, e che l'unico regista italiano presente nella giuria ufficiale è Mario Martone. Per la Certain Regard compare il film di Mimmo Colapresti, Preferisco il rumore del mare. Ed infine un'altra cosa che non diremo mai, le guest star attese per un omaggio alla loro carriera sono, pensate un po', Gregory Peck, omaggio a Philippe Noiret, l'interprete con Tognazzi e di altri film di Amici miei, e poi Sean Penn per aver scritto il suo film. 183.000 frequenze e non dispiace. This is just David Niven. David Niven is a balloon because David I don't want qui it to be un libro che si appelle La Lune est un ballon. And voilà. Then I made this picture and then I went there. But I want it to be a series of anecdotes. I hope un livre contenant des anecdotes et surtout des anecdotes musicales. Enzo Coletta, Antenna 2 Italia. Porto il saluto e l'affetto degli italiani a Gregory Peck. Mi scuso per non parlare inglese, speriamo che qualcuno traduca. Mi sono sentito con Tony Renz ieri sera, mi ha detto che le prepara degli spaghetti straordinari, è vero? Numero 5, non dico la marca per non fare pubblicità a Barilla. Parli di marca di spaghetti. Tony Renz prepares magnificent spaghetti every time he's in Los Angeles and comes to our house. And also, he plays and sings his latest hit song for us. So he's in the kitchen and he's at the piano and everybody knows what an ebullient personality he is, and he entertains from the beginning of the evening until the end, and we're always reluctant to see an evening end when Tony Renes is with us. Thank you very much. Si è conclusa da poco
la conferenza stampa con il grande Gregory Peck. E alla mia domanda, scusi, alla domanda se Tony Renis prepara gli spaghetti per Gregory Peck, ha risposto che conosce benissimo Tony Renis, è un ottimo cuoco e quindi ha il piacere ogni sera di incontrarlo, e di questo noi siamo contenti, perché abbiamo portato il saluto degli italiani al grande Gregory Peck, un mito vivente del cinema mondiale, e noi siamo qui a Cannes per immortalare questo momento unico, irripetibile, forse emozionante a dir poco. Io spero che la signora mi possa tradurre quello che ha detto Gregory Peck alla risposta degli spaghetti di Tony Renis. Non ho capito. No. Ha capito la risposta di Tony Renis? Sì. Cecilia Peck, che appunto è la signora Peck, non ha ben compreso. Signora, scusi, translator della risposta di Gregory Peck alla domanda degli spaghetti, che cosa ha detto? Chi può dirmelo in italiano? Cosa ha risposto Gregory Peck? Il faisait très bien les spaghetti e qu'il chantait des chansons quand il venait le voir en Californie. Tony Renis è un ottimo cuoco. Très bien, cuoco, no? Cook. Faisait très très bien les spaghetti, faccia molto bene i spaghetti e canta quando è venuto a California. Accompagnandosi con il pianoforte, mi sembra. La ringrazio, Mr. Michel Chiment. Grazie. Bene, abbiamo terminato per le riprese di Giuseppe Zappa dalla sala delle conferenze del Palais. Abbiamo immortalato, registrato per voi questo momento unico, importante, secondo me irripetibile, come ho detto prima, straordinario. Trovarsi qui a due passi da Gregory Peck è davvero emozionante. E poi chi me l'avrebbe mai detto che un giorno avrei rivolto una domanda direttamente al mito di Hollywood, che ha fatto sognare e innamorare tantissime donne. Grazie, restituisco la linea a Giuseppe Zappa, che ha avuto un gran bel da fare per immortalare questo momento. Ancora non faccio in tempo a mettermi la cravatta, perché il Papillon, tra poco andremo a vedere il film, unico film italiano di Calopresti, Preferisco il rumore del mare, e io sono sicuro che sarà un gran bel film. Grazie. Ci siamo incontrati a Cannes, mi sembra, due anni fa, no? Con Aprile di Moretti, poi a Venezia era in qualità di presentatore, e quest'anno con Preferisco il rumore del mare. Perché hai accettato di interpretare un ruolo così antipatico? Beh, perché fa parte della storia di un attore fare i ruoli positivi, i ruoli negativi, anzi è una fortuna riuscire a avere una varietà di personaggi. Cioè, che tipo di realtà racconta questo film? Ma la nostra... Un bel film, devo dire, eh? Ieri siamo stati a vederlo, hanno applaudito in sala, quindi davvero un bel film. Ti ringrazio. Ah, insomma, la realtà così, così com'è, insomma, più o meno senza tanti orpelli. Il rapporto tra genitori e figli, l'incomprensione, il disagio. Parla tante cose, parla del desiderio, di quello che cos'è la vita, di come raggiungere gli obiettivi, se quegli obiettivi che tra parentesi, tra virgolette, sembrano così importanti, poi sono realmente importanti per noi, oppure ci immoliamo in nome di un qualcosa che è fuori da noi. Tu interpretavi il ruolo di un padre, il disagio era del padre oppure era del figlio che è un disadattato sociale?
bravo poveraccio, figlio, non è alle soglie del disadattamento, però insomma è un ragazzo come un tanti po' giovani, no? Come tanti... No, c'è un momento della vita, un rapporto tra genitore e figlio che, in cui si parlano due linguaggi diversi. Questo è fatale, è giusto anche che sia così, perché è il momento in cui probabilmente il figlio realizza la cosa in più che può dire che tu non gli hai detto, ed è una fase molto importante, anche di grande energia. Bisogna fare in modo che questa energia si canalizzi verso qualcosa di costruttivo e non verso qualcosa di distruttivo. Certo, tu alla fine tratti malissimo il ragazzo, il calabrese che poi torna in Calabria, ma per quale motivo? Rifiuti la realtà, cioè per eccesso di amore non accetti che tuo figlio ti abbia rubato l'orologio? Oppure perché lo tratti così male alla fine? Perché è meridionale? Ci hai ripensato? Beh, ovviamente il ragazzo calabrese io cerco di inserire nella mia realtà, perché Michele Cirio, ricordiamo, pensando che poi quella realtà lì è una realtà, insomma, che vale la pena di essere vissuto. Mi rendo conto che attraverso questo ragazzo, che ha questa forma di rifiuto così forte, realizzo che anche io realizzo che quel tipo di realtà forse per me non è così bella, così importante. Quindi capisco che tutto quello per cui ho lottato nella mia vita è probabilmente stato inutile, quindi magari lo sfogo su di lui. Perché questo non si capisce, alla fine tutti magari hanno detto di averlo capito, però poi nessuno ha il coraggio di dirlo. Quando alla fine dai lo schiaffo e lo tratti malissimo si resta un po' un attimo così, però lo hai spiegato.